Dunque, a questo punto della situazione, insomma, molti elementi sono stati messi sulla graticola, possiamo dire così. Si parla di Letta Bond per Banca Marche, azionariato diffuso, imprenditori, il tutto cercando di far conservare l'autonomia all'istituto di credito, salvando al contempo i livelli occupazionali. Qual è la vostra posizione? Ma adesso è il momento della fantasia. Abbiamo una politica regionale che attraverso parole e slogan pensa di poter far uscire Banca Marche dalla situazione in cui volutamente si è fatta precipitare rispetto a un disegno della Banca d'Italia che insieme a Banca Marche vede oramai la linea dell'annullamento delle banche territoriali. E quindi stiamo assistendo nella nostra regione quello che vediamo in maniera più vasta a livello nazionale. Siamo ormai in una situazione in cui le nostre realtà perdono diciamo, la proprietà e vivremo i prossimi anni in maniera molto difficile se non ci ribelleremo a questa situazione. Il credito per la piccola e media impresa era possibile ed è possibile solamente attraverso una banca regionale. Quindi dobbiamo fare e svolgere iniziative forti per realizzare il mantenimento di questa banca. Abbiamo forti perplessità rispetto a meccanismi inventati all'ultimo momento che servono esclusivamente, a mio giudizio, solamente per creare nebbia. Qui la Banca d'Italia è l'artefice di questa situazione. Attraverso ascari locali. È una situazione, un'annuncia molto forte che faccio, che facciamo come Will. Quindi basta, occorre portare allo scoperto queste situazioni. Occorre assolutamente portare allo scoperto queste situazioni e il potere politico regionale questo deve fare.